Pace a te, anche oggi siamo insieme ed insieme scaviamo. Hai sentito mai dire che la parola di Dio è una sorgente, è un pozzo profondo, è profonda? Che vuol dire? Vuol dire che noi man mano che andiamo dentro, più entriamo, più penetriamo e più troviamo quella linfa vitale che ci fa vedere, ci fa sentire delle verità nascoste che vengono rivelate man mano che andiamo avanti. Stamattina, così, in semplicità, cerchiamo di comprendere cosa fa lo Spirito Santo quando attiva la nuova nascita nella nostra vita, che tipo di trasformazione porta. È tanto bello, facile da vederlo, ma noi lo dobbiamo scoprire e poi la cosa speciale è che... Sappiamo che è accaduto a noi. Io mi sono trovato molte volte con persone che avevano ricevuto la nuova nascita ma non sapevano che era tutto già scritto nella parola del Signore. Lo vivevano. Ci sono due categorie di persone. C'è chi ne parla sempre, che ha studiato e non l'ha mai sperimentata e c'è gente che l'ha sperimentata e non sa spiegarlo. È misteriosa l'opera del Signore. In qualche modo stamattina vogliamo vedere insieme cosa succede quando comincia questa opera spirituale nella nostra vita. E dobbia, la prima cosa che porta è ad essere sinceri: cioè toglie l'ipocrisia. Non possiamo essere doppi. Il pezzo deve restare così com'è, non dobbiamo. Aggiungerci non dobbiamo togliere, sincero, cioè senza metterci le mani, così è e così è. La verità di Dio è fatta così, senza ipocrisia. Guardiamo insieme, cioè senza mettere cose che guastano, senza nessuna aggiunta e senza togliere niente, perché la verità di Dio si esprime in verità, perché è verità, verità. Di Dio trasmessa sulla terra. Guardiamo che cosa ci dice in primo Pietro, capitolo 1, verso 22, Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amor fraterno, non finto, cioè senza ipocrisia, sincero. Una volta arrivato a questo, dopo la virgola dice come ci dobbiamo comportare. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, cioè dobbiamo avere un solo debito fra noi: quello che io devo amare te, tu devi amare me, perché non abbiamo niente da dividere. I, i, i beni materiali li abbiamo già divisi, già ogni famiglia divide i suoi, noi dobbiamo avere un solo debito. Quello di amarci gli uni gli altri, avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare ad un amor fraterno non finto, cioè sincero, senza ipocrisia. Non deve essere finto, non deve essere artificiale, deve essere col cuore. Amatevi l'un l'altro di cuore, intensamente. Questo è. È la parola di Dio che lo dice, ma questo lo fa nella nostra vita perché il credente che incontra il Signore, il potere divino, va a fare proprio questo. La nuova nascita porta purezza interiore e si manifesta in amore verso i credenti e verso gli altri. È qualcosa che funziona così: ti fa voler bene le persone, tu li ami. E non gli puoi fare il male perché la coscienza è diventata sensibile, è una porzione di Dio che è penetrata nella tua vita, nella mia vita e si esprime e si manifesta in questo modo. Questo potere viene attivato dallo Spirito Santo, è una nuova vita. E il peccato aveva prodotto morte e separazione. Quando arriva questo è perché noi eravamo in uno stato diverso. Guardiamo in quale stato eravamo. Efesini 2 e lo leggiamo insieme dal verso 1 al verso 3. Cosa ha fatto questa nuova nascita quando è penetrata nella nostra vita? E voi pure avvivificati. Voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, cioè come se fossimo stati sotto un peso, coperti da una schifezza che si chiama peccato, coperti sotto la miseria, coperti sotto l'immondizia. Benedetto sia il Signore per quello che egli fa. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Mentre siamo restati in mezzo a questo mondo che è come se si lavorasse il carbone, la nostra camicia, la nostra maglia, il nostro essere si è insudiciato di tutto, seguendo l'andazzo, polvere di qua, polvere di là, insomma ci siamo fatti, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente, negli uomini ribelli, cioè facevamo parte di quella categoria, eravamo ribelli verso Dio, ribelli tra noi e noi, eravamo infettati di questo virus che si chiama peccato, disobbedienza e così via, nel numero dei quali noi tutti pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti una volta Ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Eravamo figliuoli di rabbia, sempre rabbiosi, sempre, eh, sempre a pungere. La nostra lingua era biforcuta come il serpente. Iniettavamo da tutte le parti: pungere di qua, pungere di là. E guarda l'immagine di qualcuno che. Ogni volta che lo incontri, quello è sotto questo dominio. Quelli che sono sotto questo dominio, stanno sempre. Ogni parola. Ti guardano. Shh, shh. Stanno sempre con un ago in mano. Pungono sempre. Ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Così il seme della parola di Dio, che è atto tecito nella nostra vita ha cambiato perché il germoglio della parola di Dio attivata dallo spirito santo quando io dico che la parola di Dio è importante perché è quella che viene attivata è il seme che ha la vita ho detto una volta e lo voglio ripetere uno scienziato diceva un giorno che io posso fare un seme di rapa uguale come quello delle rape con la stessa sostanza, lo stesso materiale, lo stesso colore, messo nel sacco del seme di rapa, non si nota la differenza dov'è? Che quello naturale, quando lo mettiamo nel terreno nel mese di, di agosto, alla prima pioggia nasce. Quello dello scienziato non ha la vita in sé. Quando dico non perdere tempo vicino alle favole religiose e così via, perché quelle non hanno il potere di essere risvegliate dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che attiva la parola di Dio, perché la parola di Dio è vivente ed è come una spada a due tagli. La parola di Dio è vivente, quando si dice è vivente... Non è il libro vivente, e quando penetra nella nostra coscienza e viene toccata dallo Spirito Santo, lì c'è la scintilla della vita che produce la nuova nascita, smantella il vecchio sistema e ricostruisce il nuovo. E bisogna viverle queste cose, però sono scritte e noi li viviamo, li conosciamo. Io ne parlo con tanto zelo perché so che questo effetto ha portato un cambiamento nella mia vita ed è proprio questo, benedetto sia il Signore. Così il seme della parola di Dio, guardiamo insieme, Tito 3, 5, cosa fa questo seme quando si attiva? Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, torniamo sempre alla grazia di Dio che si manifesta nella nostra vita. Ma secondo la sua misericordia lui ha avuto misericordia di noi e ha fatto questa opera dentro di noi mediante il lavacro, vedi fa un lavaggio nella nostra vita della rigenerazione, cioè rigenera la nostra vita e il rinnovamento dello Spirito Santo. Ma come è ben spiegato è un metodo che funziona meravigliosamente quando noi lo applichiamo nella nostra vita, quando noi andiamo al Signore, gli chiediamo di intervenire, in umiltà gli diciamo che realmente ne abbiamo bisogno, prendiamo con la nostra volontà quello che non è buono nella nostra vita e diciamo, lo confessiamo e diciamo ora opera nella mia vita perché... Sei tu che devi dominare. Egli ci ha lavati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Cioè lui ha avuto misericordia di noi. Cioè si è ricordato di noi, si è ricordato di noi miseri mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo ci rinnova e genera, è come una, una idropulitrice dentro di noi, benedetto Signore. Il Signore lava, rigenera, rinnova ed imparte il potere della vita eterna e ci, ci fa membri di una nuova creazione, cioè diventiamo nuove creature. Ciò vuol dire che una nuova creazione prodotta dallo Spirito Santo. Ciò che è carne è carne, e non il regno di la carne non eredita il regno dei cieli, ma lo Spirito. È quella parte spirituale che comincia a prendere sopravvento sulla parte carne nella nostra vita, sulla parte mondo, chiamiamolo, sulla parte sistema peccaminoso nella nostra vita, perché egli non solo ci perdona ma spezza la continuità del peccato nella nostra vita. È come quando in un, in un terreno si fa un solco che non permette più all'erba di passare da una parte all'altra. Quella che c'è, che viene coperta, viene annegata e deve nascere tutto il nuovo. Ho detto l'altro ieri, il nostro cuore viene dissodato da questa opera potente con un trattore cingolato che al momento opportuno mette sotto soprattutto e comincia questa nuova vita che va curata poi da noi con la nostra volontà. È il potere che porta vita spirituale a chi si apre alla verità di Dio. Perciò dico quando noi preghiamo... Quello è un segno di apertura a Dio. Quando noi invochiamo il Signore, noi apriamo la nostra volontà. Non è che gli diciamo tutto, però apriamo la porta. Quando noi confessiamo tiriamo fuori tutto quello che, che è schifoso nella nostra vita. Io dico parole dure proprio perché il peccato fa schifo nella nostra vita perché ci insudicisce. Ci fa diventare sporchi, ci fa sentire sporchi e quando la nostra coscienza si comincia a risvegliare, sentiamo il peso quando il piacere che troviamo in qualche cosa, che è peccato, dopo il rimorso è molto più grande, allora vale la pena fermarsi prima. Noi molte volte diciamo: Io sono debole per scusare noi stessi, e commettiamo sempre lo stesso errore. È vero che siamo deboli, ma se noi andiamo al Signore, Egli eh, ci perdona, ma quando dobbiamo rifare la stessa cosa, non dobbiamo prendere Dio come una macchina di ripulitrice che noi possiamo fare sempre lo stesso errore. Andiamo una volta, ma poi la seconda volta non facciamo la stessa cosa. Come dire poi mi vado a pulire un'altra volta, allora lo facciamo apposta, non va bene. Perché Dio ci perdona, andiamo a Lui, ogni volta che andiamo Lui è pronto a perdonarci, però non possiamo continuare, se tu continui a commettere adulterio, poi ti senti che non funziona bene, vai e dici poi ci vai un'altra volta. Prega prima che ci vai e dici Signore dammi la forza. Perché dopo so di, di aver fatto male il disastro che porto, il disastro che porto nell'altra famiglia, nella mia famiglia, la separazione, ciò che ne viene fuori matrimoni scassati, scompensati, eh, quanto danno porta? Il Signore ci deve aiutare, dobbiamo dare il potere che porta la vita spirituale a chi si apre alla verità di Dio. E guardiamolo, questo lo dice tanto chiaro la parola del Signore, Giacomo 1,18 ci parla proprio di questo, dice che cosa, guardiamo, Michele, Giacomo 1,18 ci aiuta. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità. Torniamo sempre alla base che dico ed è importante perché lo dice Dio. Quello che opera nella tua vita è la parola di Dio, la parola di verità che inizia questo processo di nuova vita perché è parola di Dio, è inseminata è stata ispirata, c'è la presenza di Dio dentro, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Quando inizia questa opera, ci rigenera, ci muove, ci smuove ci è, e siamo in certo modo, che cosa? Prendiamo l'esempio che ci aiuta a comprendere questo passo. Egli di sua volontà ci ha generati. Facciamo conto che tu sei un contadino che fai un innesto nel tuo, nel tuo orto, un innesto su una pianta. Quando comincia la nuova vita taglia la vecchia, giusto? Poi il nuovo comincia a crescere. Quando questo comincia a crescere che cosa fa? Comincia a portare frutti. Quali sono i frutti che ci dice la parola del Signore che fa? Egli ci ha innestati, possiamo mettere da, di sua volontà, i generati, innestati, mediante la parola di verità, cioè in parole diverse ha, ha lasciato crescere sulla nostra vecchia pianta due della parola di verità, che diventeranno poi alberi fruttiferi, affinché siamo in certo modo le primizie, le primizie, i primi frutti del nuovo che comincia a portare frutto altri tipi di frutti. I frutti dello spirito sono amore, pace, gioia, longanimità, benignità, dolcezza, temperanza. Comincia questa nuova vita, comincia a produrre Guardiamolo insieme in Galati 5:23. Michele. Così gli diamo anche un nome, come diamo il nome Pere, Mele e così via, diamo eh, 5.22, scusami, grazie Signore e il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Questi frutti contro tali cose non c'è legge, torna al 22 così mi permetti di chiarire bene cosa voglio dire. Il frutto dello spirito è invece amore, allegrezza, pace, lunganimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Andiamo a Giacomo 1,18 che abbiamo appena letto. Questi frutti, tieni in mente, è il prodotto. Giacomo 1,18. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature, le primizie che portiamo questi nuovi frutti. Stiamo parlando di una ricchezza spirituale, di una vita spirituale, che produce sulla vecchia natura nostra perché è stata rigenerata, tagliata, operato l'operazione che Dio ha fatto. Ma quanto è bella la parola del Signore e ci presenta come i primi frutti dell'innesto fatto sulla vecchia natura. Dio non arriva in ritardo, ma vuole che siamo salvati. Qualche volta ci dà l'impressione che le cose continuano sempre uguali, ma Dio allunga un poco il tempo per aspettare te che ti converti e ti dai a Dio con tutto il cuore. Qualche volta ti chiama, ti richiama, a volte parti, poi resti per strada, prendi una bella decisione, dopo mezz'ora cadi un'altra volta. Il Signore ti cura, mi cura. Sperando sempre che ci rimettiamo in pista, anche stamattina sta facendo questo. Guardiamolo insieme in secondo Pietro capitolo 3 verso 9. Ma quanto è bella la parola del Signore? Capitolo 3 verso 9, Michele. Secondo Pietro 3, 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia. Ma Egli è paziente verso voi, verso di noi, non volendo che alcuni periscano. Quante volte noi credenti ricadiamo, 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 interviene Dio, ricadiamo, interviene Dio. Questo andivieni che noi ci troviamo spesse volte, è per, per accomodarci, diciamo, ma io sono debole, ma io sono debole. Ma se sei debole, se sono debole, quando siamo deboli dobbiamo prendere i provvedimenti per diventare forti. Perché se noi non, pro, non prendiamo i provvedimenti per diventare forti, che cosa succede? Che la teniamo solo come una scusante per continuare a sbagliare. No, perché se ci sentiamo deboli nel corpo, cosa facciamo? Andiamo subito a vedere che cosa ci vuole, andiamo a fare le analisi, andiamo a prendere qualcosa che ci vuole: vitamina B12, proteine. Che cosa ci vuole? Noi non dobbiamo scusarci, sono debole e continuiamo a sbagliare come una trappola diabolica e ci, immersia, ci, ci immersiamo nella, nella, nella penitenza e poi torniamo a fare le stesse cose. Se siamo deboli, allora dobbiamo chiederci quanto tempo impegniamo nel scavare nella parola del Signore che ci aiuta a diventare un po' più forti. Non che diventiamo forti che ce la facciamo da soli, ma che non ripetiamo lo stesso errore. Io dico con la mia famiglia sul lavoro e lo dico a te stamattina, noi dobbiamo fare degli errori perché siamo certi che faremo degli errori, ma non facciamo sempre gli stessi. Ne usciamo da uno, poi involontariamente ne facciamo un altro, ma se noi ripetiamo sempre vuol dire che non abbiamo voglia di alimentare quella nuova vita che il Signore ha messo nella nostra vita, come alcuni reputano che faccia. Ma Dio che cosa fa? Dio è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano. Cioè ogni volta che andiamo ci perdono, ogni volta che confessiamo ci perdona. Poi diciamo ma io sono debole e andiamo a fare la stessa cosa un'altra volta. No, se siamo deboli, rafforziamoci contro quella cosa che sappiamo che siamo deboli. Se dobbiamo portare 20 kg, rafforziamoci, mangiamo di più. Una volta, quando c'erano in queste zone che si tagliavano le montagne, c'erano degli uomini che portavano traverse per, per la ferrovia. Erano pesanti, avevano dei cuscini sulle spalle, ma quando facevano quel lavoro, non potevano mangiare la pastina, il latte solamente, dovevano mangiare sodo, dovevano mangiare di più, perché lavoravano a cottmo, cioè eh, più ne facevano, più guadagnavano avevano interesse, allora quando era ora di mangiare, mangiavano, quando sapevano che si dovevano riposare perché se no non fruttavano, lo facevano, nel naturale. Dobbiamo fare la stessa cosa nelle cose spirituali, non basta dire a Dio sono debole, sono debole e continuiamo a restare sotto una pianta di dattero e aspettiamo che cade qualche dattero, sono debole e prendiamo le giuste medicine perché la parola del Signore ci nutre, ci, ci fa diventare forti. Ma egli è paziente verso di te, verso di me, non volendo che noi periamo perché ci ha tirati fuori, ma che tutti giungano, tutti possiamo giungere ad un ravvedimento, un ravvedimento serio, senza dire tutti i giorni la stessa, la stessa litania, oh, sono debole, rifaccio la stessa cosa, sono debole, rifaccio la stessa cosa. Se mi devo alzare, mi devo alzare, metto la sveglia, mi faccio chiamare da qualcuno. Non posso andare sempre alle 10 al lavoro perché sono debole. Se si comincia alle 7, devo essere alle 7, 7 e 10, va bene, ma non alle 10. Non possiamo continuare la solita litania e dire siamo deboli, siamo deboli. Perché se siamo deboli e lo riconosciamo, dobbiamo prendere un po' di ricostituenti per. Camminare col Signore, ma che tutti giungano a ravvedersi e che non ha nulla a che fare con la carne, stiamo sempre nel reparto spirituale. La carne si deve sottomettere a questo, perché non è poi per volontà nostra che ci troviamo in questa grazia. È un intervento divino nella nostra vita, perciò è importante mantenere la posizione, perché la parola del Signore ci ricorda, leggiamolo insieme, in Giovanni capitolo 1 verso 13. Ma che bella la parola del Signore, grazie Signore, i quali abbiamo visto che è sempre un altro file, quello spirituale i quali non sono nati da sangue, quelli che camminano in questo modo, né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Siamo rinati dallo Spirito Santo. La nuova nascita non è fisica. Gesù disse a Nicodemo, ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non sforzi umani, cioè dalla volontà d'uomo o uno decide per me io decido e tutto. no è un sincronismo che va accompagnato da delle risposte che noi diamo allo Spirito Santo quando visita la nostra coscienza se diciamo sì o se diciamo no non è fisica non da sforzi umani ma sono nati da Dio, cioè è il potere divino che viene iniettato per lo Spirito Santo nella nostra vita e produce questa ricchezza spirituale che noi poi dobbiamo automaticamente prendere coscienza che siamo chiamati ad un qualcosa di grande e dobbiamo collaborare con Dio. Se siamo nati da Dio dobbiamo collaborare con Dio. Il nostro rapporto è con Dio attraverso lo Spirito Santo e ci dobbiamo lasciar condurre, lasciar guidare, lasciar trasportare nel piano della sua volontà. Questo è importante sapere. Siamo sempre sull'altra sponda, quella spirituale. Perché se non è spirituale è una religione come un'altra, la puoi paragonare a qualsiasi religione pagana perché non senti mai la presenza di Dio dentro di te, non vedi mai la luce di Dio, stai sempre come un pezzo di carne moscia, stai sempre come qualcosa buttato, stai sempre come all'inizio, come un figliuolo di ira, sempre arrabbiato, sempre teso, sempre con una coperta di sporcizzi addosso. Che non sei stato purificato e lavato dal sangue dell'agnello del Figlio dell'Iddio vivente che vi è potere dove fa tutta questa opera in un modo speciale. Ebbene, abbiamo compreso anche stamattina una parte molto importante da seguire. Prendi nota di questi versi, così te li vai a leggere e scopri il potere. Michele, glieli puoi mettere questi versi? Scopri il potere divino quando entra nella tua vita e poi lo confronti con tutti, tutte le cose religiose che tu fai, che non ti possono dare mai quello che ti dà la parola del Signore ravvivata dallo Spirito Santo nella tua vita. Se ci hai perso troppo tempo e non hai visto mai un cambiamento nella tua vita, segnati 1 Pietro 22. Efesini 2 da 1 a 3, Tito 3, 5, secondo Corinzi 5, 17, Giacomo 1, 18, secondo Pietro 3, 9, Giovanni 1, 13. Guarda, questi parlano della stessa cosa perché le loro esperienze fatte col Signore gli permette di mettere ognuno quel pezzo necessario, oppure nel contesto trovi esattamente questo potere divino che prende forza nella tua vita e ti trasforma. È una forza trasformatrice. È il potere della risurrezione di Cristo. Ciò, il potere che ha risuscitato Cristo, quando entra in azione nella nostra vita, fa la stessa cosa, perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati, quella penetrazione del potere divino ci ha risuscitati ed ora fortifica la nostra vita perché si mantenga forte per portare frutto, come abbiamo letto prima e ti voglio mettere anche quello. Mettici Galati 5:22, aggiungilo in modo che tu sai che tipo di frutto devi portare quando questo innesto accade e ne vale la pena portare quei frutti, perché quando tu hai quei frutti nel cuore, tu godi ottima salute spirituale, senti la presenza dello Spirito Santo dentro di te e tutta quella rabbia, tutto quel sconvolgimento, quel nervosismo se lo porta via perché regna la presenza dello Spirito Santo e la sua presenza porta questi frutti. Galati 5:22. Aggiungilo sotto Michele. Benedetto sei, Signore, grazie a te, Signore. Così hai proprio un quadro chiaro. Se tu ti nutri di questo, vai a leggerlo nel contesto, trovi esattamente queste cose. Se tu ti nutri, ti fortifichi, allora non tirare più, ma io sono debole, io sono debole e continui a cadere. Comincia a nutrirti di quella opera che il Signore ha fatto nella tua vita e poi vedi che cambia, cambia, cambia tutto. Benedetto sia il Signore. Ringraziamo il Signore per la Sua parola che ci ha dato stamattina. Prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo per questo potere divino che tu inietti nell'essere umano. A differenza di tutti gli altri esseri animali e così via, questo dono tu l'hai dato solamente a noi esseri umani. E noi ti ringraziamo perché tu ci hai creato a tua immagine e somiglianza e ci vuoi, ri ci vuoi riportare allo stato di quando tu ci hai creati per avere comunione con te. Grazie che attraverso la nuova nascita tu ci dai la possibilità di avere comunione con te e noi ti vogliamo ringraziare perché tu ritardi proprio perché ci vuoi vedere più forti, più preparati e noi ti ringraziamo. Signore, ti presento in un modo speciale ognuno che insieme siamo nella tua presenza, che lo Spirito tuo Santo possa dare quella luce che ognuno di noi ha bisogno per alzare il capo verso di te e ricevere nella nostra coscienza, nel nostro essere, quella porzione che oggi ci serve per camminare con te. Ti ringraziamo Dio che per i meriti di Gesù Cristo ci hai fatto questa grazia, perché lui ci ha aperto la porta del cielo e ci invita ancora oggi dicendoci venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi di quei carichi che non vale la pena tenere perché tu ci vuoi dare quella libertà interiore e la sentiamo pure esternamente perché il tuo potere è grande ti ringraziamo Signore ti benediciamo Signore e ti diciamo opera nella nostra vita Fai queste opere potenti in ognuno di noi, perché, Signore, noi li vogliamo scoprire mentre camminiamo con te. Grazie per la Tua parola. Amen. Amen. Ti ripeto le solite regole che ti aiutano. Se ti senti debole, nutriti un poco di più, che diventi più forte. Leggi ogni giorno la parola del Signore. Prega il Signore Gesù Cristo anche più volte al giorno, parla di queste cose che lo Spirito Santo fa fluire attraverso di te, ti dà luce. Segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita, perché sono genuini, così come la parola è, così ti viene data. Frequenta una chiesa dove Dio ti parla, dove Dio può operare, perché il Signore ti vuole benedire e non ti fermare. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera alle 19.30 per la preghiera e alle 20.30 per il culto di adorazione. Continua a pregare per noi, noi preghiamo per te, sosteniamoci a vicenda, se ti è possibile in questo tempo di esserci di supporto anche finanziario, se il Signore te lo mette nel cuore, ubbidisci a Lui. Perché Lui non resterà debitore verso di te. Dio ti benedica. A questa sera, pace a te.